Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, anche i tappi escono dal kit, escono 100 tappi, ma quelli diciamo standard, quelli più utilizzati, esistono anche quelli da 29, qui sono da 26, però sono un po' più rari, comunque i tappi costano pochissimo, 100 tappi li pagate intorno a 1 euro, insomma, io sanitizzo anche i tappi, per sicurezza, li ho messi a scolare, ci ho versato prima l'acqua col bisolfito. Non esagerate perché comunque si ingialliscono col bisolfito, non so perché. Forse la stampa diciamo la scritta, la stampa che sta sul tappo, che forse si squaglia, non lo so. Adesso ne tappiamo un paio. Questo è anche uscito dal kit. Il nostro kit costava più degli altri proprio perché c'era questo, a parte l'altro fermentatore. Però in altri kit ci sono strumenti un po' più, come dire, rudimentali. Questo è comodissimo, comunque io vi consiglio di comprarlo. Spendete qualche euro in più, ma acquistate questo che è veramente comodo. Poi non c'è il rischio che mi fate male. Ecco qua, è andata. Ecco qua. Eccola qua. Premium Lager. E se non avessimo fatto, come dire, l'acqua con il destrosio, adesso prima di chiudere, di tappare la bottiglia, dovevamo utilizzare il misurino che esce sempre dal kit, prendere lo zucchero e il destrosio e versarlo in ogni bottiglia, una cosa abbastanza scocciante. È pure meno sicura, che prima abbiamo fatto bollire l'acqua per alcuni minuti. Quindi vi consiglio di farlo. Ah, oh, finito. Sono avanzate 3 bottiglie, più questa in più che era rimasta, che avevo calcolato in più per sicurezza, insomma. Vabbè, questa qua non so se la tapperò o meno. Anzi, l'assaggio, anche se farà schifo, è calda, sfiatata, non pronta. Beh, ho finito, adesso vi faccio vedere nel dettaglio cosa ho combinato. Eccole qua, tutte quante. E mi aspettavo una birra un po' più chiara, eh. Vabbè, Pepita si lamenta. Insomma, mi aspettavo una birra più chiara, forse dipende, spero non dipenda dal caldo, ma non penso. Probabilmente dipende dal beer enhancer. Spero che dipenda da quello. E niente, adesso tra un mese e mezzo, 2, la proviamo. Quello più o meno il tempo d'attesa, un mese e mezzo. 2 mesi anche ancora meglio. Forse tra un mese la proviamo. Farvi vedere che l'assaggio, se no pensate che chissà che ho fatto, vi faccio fare. Sembra promettere molto bene, eh? Adesso comunque fa schifo perché chiaramente è sfiatata, ma era calda. Basta, se no. Volevo dire una cosa, sempre leggendo su internet, io prima ho mescolato solo all'inizio, no? Lo zucchero. Alcuni dicevano di mescolare bene all'inizio e basta, alcuni dicevano di mescolare un po' all'inizio, un po' a metà. Metà a livello del fermentatore, no? Con la birra, perché probabilmente lo zucchero tende a scendere, non lo so, quindi non si distribuisce uniformemente nella birra. Io credo di averla agitata bene all'inizio, quindi poi vedremo. Magari se ci accorgeremo che una birra è più sfiatata dell'altra, allora capiremo che dovevamo agitare in 2 step. Va bene, io vado a mangiare, sono a digiuno, sono le 11. Credo di aver iniziato verso le 7, 4 ore e mezza da solo. Vabbè, ciao a tutti, buon weekend. Vado a fare le ultime 3. Mica è finita qui. Adesso le devo lavare perché sono un po' sporche, un po' di birra è colata. Potevo lavare tutto, però vi assicuro che ne vale la pena. Notte e giorno faticare, per chi nulla sa gradir, piove, vento sopportare, mangiar male e non dormire.